Ciao a tutti, bentornati e bentornati sul canale. In questo video andremo a vedere come trasferire le nostre foto, i nostri file da iPhone a una chiavetta USB attraverso tre metodi. Innanzitutto colleghiamo il nostro dispositivo a Windows e entriamo nella sua memoria di massa. Sarà sufficiente selezionare diverse fotografie e importarle all'interno della cartella per poi poterle visualizzare anche sul dispositivo. Questo senza necessariamente utilizzare iTunes. È uno dei metodi più efficienti. Tuttavia abbiamo a disposizione anche altri metodi, per esempio un file manager. Colleghiamo il nostro dispositivo al PC o al Mac e utilizziamo un programma che si chiama iCareFone. Mi raccomando, non scolleghiamo mai il dispositivo se stiamo eseguendo un trasferimento. iCareFone è un file manager che ci consente di tenere sotto controllo diversi aspetti del nostro iPhone, del nostro iPad e dei dispositivi iOS in generale, ma anche di trasferire file in gruppo o singolarmente secondo una nostra selezione. Trovate il link qua sotto in descrizione. Cominciamo e diamo un'occhiata. Una volta collegato il dispositivo al PC o al Mac, sarà possibile andare a premere sul pulsante Gestisci. Premendo su Gestisci andremo in una schermata che ci consentirà di selezionare che tipo di file vogliamo gestire, in questo caso le fotografie, saranno compresi anche i video in galleria, e potremo selezionarle per anno, per mese, per giorno, oppure singolarmente premendo sulla tastiera CTRL e clic del mouse su ogni singolo elemento. Una volta che abbiamo selezionato i nostri file, clicchiamo sul pulsante esporta se vogliamo salvarli sul computer o importa se vogliamo importarne sul dispositivo del computer, e il gioco sarà fatto. Terzo metodo, utilizziamo un hub USB. Con l'hub USB andiamo a inserire la chiavetta all'interno dell'hub USB. Funziona solo con gli hub USB di tipo C che si prestano al collegamento con iPhone 15 Pro. Prendiamo una nostra fotografia, andiamo su salva su file e quindi scegliamo la directory che desideriamo utilizzare, in questo caso la directory della chiavetta USB, e salviamo la nostra foto. Clicchiamo su salva in alto a destra e a questo punto la nostra chiavetta USB avrà l'immagine che abbiamo salvato. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto.